Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi voglio parlare di Prince of Persia, il gioco che era in realtà un reboot per PlayStation 3 chiamato appunto Prince of Persia e basta, senza sottotitoli, senza altro, che effettivamente in pochi si ricordano. Ormai questa è quasi una rubrica di giochi dimenticati, la continuo a taggare come prime impressioni, ma in realtà mi sa che forse è meglio se ci cambio poi nome, perché è più che altro un tuffo nel passato, quando il passato cercava tra l'altro di rinnovarsi, perché su PlayStation 3 molti brand nascevano, si evolvevano, e addirittura andavano a, per così dire, creare un nuovo sottogenere. Qua, come piccola nota, questo gioco, i pochi che se lo ricordano appunto per questa piccola problematica, ovvero che l'epilogo, cioè il vero finale, andava comprato come DLC a parte, venduto separatamente dopo l'uscita del gioco. Quindi Ubisoft all'epoca aveva fatto incazzare davvero tanta gente, perché già i capitoli extra in Assassin's Creed 2, che però comunque erano due sequenze narrative abbastanza slegate dalla storia base, e ci stava che fossero a tutti gli effetti dei livelli extra da giocare anche dopo. Ma il concetto di non avere il vero finale nel gioco base era davvero una stronzata galattica. Quindi, boh, fa molto molto strano. Intanto guardiamo un po' le opzioni, che non è che siano sto granché. Purtroppo con la periferica di diciamo di acquisizione che utilizzo, mi vengono i bordi neri sia sopra che sotto, ma in realtà è perché probabilmente sono io che non riesco a settarla bene, e con i giochi della PlayStation 3 mi fa questo effetto, ma anche con quelli della PlayStation 2 in realtà. Per l'audio, intanto, di opzioni non è che ci sia tanto, ci sono i sottotitoli, non ci sono altre cose, l'elenco delle combo, tanto per sapere i vari comandi che ci sono. Non è neanche che siano poi così tanti. E quindi questo, diciamo, che si evolveva e si differenziava dal Prince of Persia, le sabbie del tempo e la trilogia che era andata a creare su PlayStation 2, proponendo un gioco ancora più Metroidvania. Il fattore del tempo andava un po' a scomparire, cioè c'era il loop temporale, e in un certo senso ricorda quello che abbiamo visto recentemente in Prince of Persia The Lost Crown. Infatti mi è venuta voglia di rigiocarlo apposta perché ho finito The Lost Crown e mi ha ricordato per tante piccole cose questo gioco. Ci sono molte differenze sia di trama che di gameplay, però effettivamente hanno lo stesso sapore. E non è male, infatti questo Prince of Persia presentava anche una grafica in cel shading che tra l'altro lo pone come l'unico titolo della saga ad utilizzare questo stile grafico. Il principe era molto più ladrone, infatti lo si vede già qui dal suo design, e c'era questo piccolo, chiamiamolo, escamotage, che Farah non è la Farah delle sabbie del tempo, ma è il suo mulo che ha perso. E lui infatti sta chiamando il mulo, poveretta, e invece gli arriva la tipa. Salve.
E la cosa carina è che è anche molto marpione. Aveva un sacco di carisma, a differenza degli altri Prince of Persia, che erano un pochettino più eroi taciturni, un po' più alla Devil May Cry, perché alla fin fine poi con spirito guerriero e il ritorno del re, si chiamava davvero così. Non mi ricordo come si intitola il terzo capitolo della trilogia PS2, ma comunque quello era un personaggio che andava molto sull'action. Era un action hero, già qua ho sbagliato, però vedete come comunque si muove discretamente. Sono io che sbaglio a fare le cose, però effettivamente il gioco è ancora adesso a riprovarlo molto responsivo. Ripeto, la grafica in cel shading permetteva anche di avere uno stile grafico molto interessante, senza però dover sbattersi nei dettagli, nel... Ok. Qua rallentava apposta per farti capire il timing. E poi il combat system, che come abbiamo visto è combo centrico, perché Possiamo risolvere la situazione. appunto a differenza di quello in stile Devil May Sì, Cry con i guardiamo. poteri, l'effetto del tempo, Ok, la qui andava conversazione non è molto concorde. sulla combinazione di tasti. Il guanto che permetteva appunto di fare determinate mosse. Ok, la telecamera non segue sempre benissimo, ma questo Bene, effettivamente è avrei un scelto la problema conversazione, dei giochi PS2 e PS3, perché Sì, bravo, scappa pure tu. soprattutto quando c'erano gli angoli o Perché mi stai determinate seguendo? sequenze, c'era Sbatti, sto l'effetto cercando. di Fara, ti ho sentito straniamento urlare. del cambio Quella tua velocissimo di ragazza dove sei andata? inquadratura. Ragazza. Fara non era Era mia ragazza, era un un'asina. asino. Stai rischiando la vita per un asino. E lei Erano si proprio chiama asini. Elika, Oltre ad avere sulla groppa un peccato per forte il tumore. nome così brutto, però comunque Vattene da ha qui. un bel Se ti vedono design. con me non avrai problemi. Mi piace la camicetta svolazzante. Avvertimi per E tempo, poi, così. insomma, l'avventura inizia così. Lei ci fa da tutorial, ma la cosa interessante è che rimane per molta parte del gioco la nostra partner con cui abbiamo anche proprio dei discorsi, possiamo fare le domande, quindi noi siamo per così dire stranieri in questi luoghi, ma lei ci dà informazioni su quello che è la lore del mondo, ci fa appunto, vediamola al cattivone, ci fa conoscere determinati personaggi, luoghi. E quindi è davvero interessante, perché non è il classico personaggio, per così dire, muto che c'era all'epoca. Si tratta di un gioco del... Non è che ne sono certo, devo controllare. Come hai fatto? Ehi, presa. Si spostano. Intanto un po' di Meglio andarsene. eroismo. Ma come hai fatto? Io non lo so. Certo, e il fatto che sai usare la magia non c'entra nulla col motivo per cui vogliono ammazzarci. Non vogliono ammazzarci. Vogliono ammazzare solo te. Ok, Era un tieniti gioco così. del Ma almeno 2008, dimmi come fare a fuggire. che era Io appunto non per posso PS3, andarmene. Xbox Devo raggiungere Elika. 360 e poi anche per PC. E il cambio di stile era valido, tra l'altro, vabbè, non l'ho fatto vedere, poi semmai lo vediamo dopo. C'è anche il classico costume d'Altair da poter mettere al principe, anche se noi in realtà adesso non siamo un principe, questa è la cosa bella. Perché era l'era in cui tutti i giochi Davvero, ora Ubisoft puoi ammettermi
compresi Rayman e Rabbids, avevano i costumi di Assassin's Creed perché era un must, tanto che era stato inserito anche in Soul Calibur. C'erano altri giochi, c'era anche... vabbè, poi questo successivamente. Ok. Molto più spettacolare del combattimento delle sabbie del tempo, che era molto più grezzo. E dicevo, nella cultura pop sino a, mi sembra, Final Fantasy XV c'era l'evento con Assassin's Creed, quindi diciamo che aveva davvero colpito come icona pop e dava una nuova dimensione a tanti giochi, e Ubisoft in questo periodo lo sfruttava pieno, così praticamente in ogni gioco c'era qualcosa legato ad Assassin's Creed. Ma qua ci stava anche abbastanza bene come costume, con questa ambientazione fantasy, comunque arabeggiante, che soprattutto il costume di Altair. Qua facciamo gli attacchi con il guanto. Sono le parate comunque da fare anche ad effetto. E poi Elika poteva utilizzare anche delle magie durante i combattimenti per aiutarci. E c'è un minimo di progressione di poteri e di abilità. Qua la combo diventa già molto più tecnica. Così facciamo, diciamo, il parry, perché non è una cosa inventata da Dark Souls, ma un sacco di giochi hanno il parry ben prima, appunto, dell'arrivo dei Souls. Qua possiamo parlare. Allora. Così. E il guanto faceva anche questi effetti fighi sul fondale, che era molto interessante. Il tempio era tipo la zona hub da cui si va a esplorare le altre parti del deserto, andando a scoprire rovine e antichi templi. Tra l'altro l'ho dovuto ricominciare da zero, perché questo è uno di quei giochi in cui ero arrivato quasi alla fine, avevo anche appunto comprato il DLC che adesso ho dovuto riscaricare, e però poi mi era morta la vecchia PS3 FAT, e quindi salvataggi perduti, perché all'epoca non c'era ancora, mi sa, proprio il cloud del PlayStation Plus, o comunque il Plus non serviva per giocare ma dava servizio, quindi non l'avevo preso da subito. No, ho sbagliato io, perché quelli sono i punti in cui puoi arrampicarti e basta. Vai lì e spingi. No, ho sbagliato di nuovo. E Farah ti fa anche questa cosa di salvarti in alcune zone. Tra l'altro c'è un trofeo di farti salvare poche volte, e ti aiuta anche in certi enigmi ambientali per spingere leve e fare altre cose. Qua continua a saltare per sbaglio.
Più che altro è proprio un errore mio che continuo a premere i tasti sbagliati perché ho l'imprinting di un sistema di controllo diverso, in un certo senso anche più reattivo. Qua ci sono anche un po' di cose da guardare, cioè la possibilità appunto poi di chiacchierare con Elica e questa interazione tra i due personaggi li rende molto ma molto intriganti. Non sono semplicemente l'eroe e la tipa muta che lo segue, ma hanno un determinato rapporto. E devo dire che tra l'altro per essere comunque un gioco del 2008 ha una grafica niente male, perché anche grazie al cel shading a cui ormai siamo abituati, diciamo sì, il contorno dei bordi è abbastanza netto, però riesce ad essere valido ancora adesso. Poi i costumi hanno comunque una mole di dettagli non indifferenti. Ci sono le movenze facciali, le espressioni, c'è un minimo appunto di contorno. Fare i parry. Più che altro è che è proprio il pad della PlayStation 3 ad avere un feeling di controllo molto diverso a quello a cui ormai sono abituato, soprattutto con la PS5. Mi faceva anche capire che era ferito quando si incominciava a tenere il fianco. Premere a raffica non serve, bisogna usare un buon tempismo. Tra l'altro non ha una selezione della difficoltà, quindi è una difficoltà progressiva. E questo porta allo scombussolamento che dovremo anche andare a ripristinare, scoprendo il perché è successo ciò. E la cosa appunto fastidiosa all'epoca era il pensiero che per così dire non ci fosse il finale nel gioco, ma te lo dovevi comprare a parte nell'epilogo. Qua vediamo appunto tutta una serie di attacchi, questo te lo spiega in maniera guidata. Per certe cose bisogna fare quasi dei QTE. Qua devo tenere premuto. No, ho sbagliato. Quindi bisogna stare attenti appunto nel fare determinate cose, perché sennò se si sbaglia ok, andiamo a epurare i mostri di luce. Andiamo. E c'era questa cosa appunto
dei mostri. No, qua ci salva. Quindi è bello che al posto del checkpoint c'è questo effetto temporale. Io non ho ben capito dove devo andare, come dovrei arrivarci da lì. Sono un pirla perché sbaglio davvero tanto. Questo un po' per colpa della telecamera che non mi aspettavo saltasse proprio nella direzione in cui ero rivolto. Ma cosa sono questi? Soldati di Iron erano intrappolati con lui. Ah sì? Beh, pare siano i vari. E anche questo, ecco, già questo me lo ricordo, sì. In alcuni passaggi c'era il difetto che saltavi verso, per così dire, la telecamera e non nella direzione laterale come avresti dovuto. Ecco, questo mi risveglia, diciamo, il chakra dei ricordi, che morivo un sacco di volte proprio perché c'era questo, chiamiamolo, difetto. Qua appunto i mostri d'ombra sono molto ma molto più difficili da battere che non i nemici normali. Ok, cominciano a risvegliarmi un po' di ricordi. In alcuni momenti bisognava anche stare attenti a come si faceva il doppio salto. Sei impazzita. Ok, per fare il salto aggiuntivo con l'aiuto, perché lei si teletrasporta praticamente. E qua dovremmo riportare poi l'albero alla vita. Era arrivato quasi al finale e proprio per questo, considerando anche che bisogna trovare tipo i semi di luce per ripristinare il giardino, facendo appunto ogni singolo livello, trovando quelli che sono l'energia collezionabile, diciamo. Perché puoi finire il livello anche senza trovarli tutti. Effettivamente mi aveva fatto passare la voglia di giocarci, di riprenderlo in mano. Adesso invece aver finito Prince of Persia The Lost Crown mi fa rivenire voglia di darci un'occhiata, di starci dietro, proprio perché, per così dire, merita, o meglio, è uno di quei giochi che mi è spiaciuto aver lasciato incompiuto, non perché non sono riuscito a finirlo, ma perché semplicemente avrei dovuto ricominciarlo da capo e non ce n'avevo voglia, perché non era l'unico che avrei dovuto farlo. L'ho fatto in realtà per pochissimi titoli, addirittura alcuni li ho poi giocati nelle remastered per PS4, perché non c'avevo più voglia di giocare appunto la versione PS3 da capo, come era successo con Okami HD. E infatti c'è da dire che, anche se probabilmente un po' velato dai ricordi o adesso dalla, chiamiamola, adrenalina che mi ha dato il Prince of Persia nuovo, ho voglia appunto di giocarlo, di fare tutte le cose. Qua bisogna appunto trovare i semi di luce per sbloccare i vari nodi, per andare a ripristinare i luoghi e fare tutte le varie zone della mappa. Però è valido. Dobbiamo scegliere una destinazione e partiamo qua da qua.
E quindi andremo a, diciamo, teletrasportarci dalla zona hub a quello che è il percorso, tra l'altro con questa bussola di luce che ti indica dove andare, perché sennò sarebbe un po' complesso capirlo da soli. E non è affatto male, anzi, ripeto, questo è il sistema che fa per, Qui non abbiamo nulla da fare. diciamo, variare Dobbiamo quando raggiungere c'è il suo livello. l'icona, possiamo fare dei discorsi interessanti. Non perdiamo tempo. Cosa sono questi suoli fertili? Alimentano il tempio, gli forniscono l'energia di cui ha bisogno per contenere E il Aether. gioco, anche se è Non lo so. passato Sono stati ormai creati mille anni fa, dopo che quasi Aether fu imprigionato. 20 anni, è Senti, se valido. vuoi Ne una sono visita guidata, ti spiace passati aspettare finché non avremo 16, un re sono passati imprigionato 16 Aether? anni. Cioè, appunto, dei ragazzini che adesso giocano Non sai cosa con faranno i questi suoli fertili? videogame, Dobbiamo raggiungerli. Ti prego, che all'epoca aiutiamoci. non erano ancora nati e probabilmente non prenderanno mai in mano questo titolo. Ma in realtà, secondo me, meriterebbe di essere riscoperto. Infatti, è per questo che adesso sto facendo un po' di video tramite il PC, che non hanno appunto una qualità incredibile. Mi spiace per questo, perché probabilmente ho settato male io la periferica di acquisizione. Però in generale diciamo che non è che mi aspettassi chissà cosa. E invece da un punto di vista tecnico sono anche molto superiori a quello che mi aspettavo come realizzazione dei filmati. Aspetta. Per quello che riguarda il gioco in sé, devo dire che è invecchiato meglio di tanti altri giochi, perché andando a riprendere Fai bene. Cosa appunto chiedi? ad esempio anche il Prince of Persia Trilogy, magari poi faccio un video anche su quello, diciamo che non lì si vede che è un gioco della PS2, un po' come anche i primi Ci Devil mancava May solo Cry in questo. confronto all'ultimo. Sono C'è dei corrotti, delle scelte un'evoluzione di Aether. notevole del Vivevano gameplay, qui un del migliaio di anni fa. sistema di gioco, della Qualcosa che abbiamo reattività anche visto? dei Lo scudo? controlli, soprattutto magari anche della Quello era Aether. telecamera, che non sempre, ma diciamo che Cosa nei aspetti? giochi più Su! moderni è decisamente meglio Quella cosa che abbiamo di visto? quello Lo che ci si scudo era. Quello ricorda. era Arima. Quando si dice Se che la abbiamo visto telecamera Arima non nella funziona zona, bene nei è giochi stato di Aether. oggi, bisognerebbe Anzi, un po' era riprovare Radio Ormaster. un Come po' di avrebbe sano detto retro Aether, cerca di gaming proteggersi. per vedere cos'era veramente una telecamera che non funziona. Bello Tieniti forte. che si danno anche la spinta l'un l'altro per salire. E insomma, questo è un bel gioco, mi spiace, no, ok, c'è la possibilità di salvare, si fa il save così e posso anche tornare al menu principale. Non fa proprio il save nel punto esatto, ma in determinati checkpoint, però ci sta. Qua possiamo anche cambiare, come dicevo, l'aspetto. C'è anche quello appunto delle sabbie del tempo, Altair, e poi il prototipo, questo perché ho scaricato il DLC. Qua possiamo volendo usare Farah o il prototipo di Elika, che ricorda anche per i colori un pochettino di più Farah. Io adesso tengo attivato quello normale come principe. La galleria immagini mi sa che bisogna sbloccarla man mano che si gioca. Però anche questo mi fa piacere perché sono, diciamo, dei collezionabili intriganti, perché fanno vedere anche un po' il concept design del gioco, facendoti capire come è stato realizzato, da quali idee sono partite, e artisticamente sono molto molto fighi e anche abbastanza diversi in realtà da quello che poi si vede nel gioco, però ci sta e mi piace un sacco.
ha il suo perché. E ripeto, questo probabilmente dei vecchi Prince of Persia, soprattutto quelli dell'era PlayStation 3, è il migliore e quello più sottovalutato. Perché poi c'era stata appunto la trilogia che giocava facile sul fatto della nostalgia, anche se a me sarò uno di quelli strani, ma il primo, ovvero Le Sabbie del Tempo, è quello che mi è piaciuto di più. Mentre gli altri due, Spirito Guerriero e i Due Troni, non è il Ritorno del Re, mi sbaglio io. Infatti era strano il Ritorno del Re. Era i Due Troni, che non... Però perché erano diventati troppo action, troppo anche cattivo il principe, con la cosa appunto anche di scegliere se essere buono oppure no. Mi aveva fatto storcere il naso, non era Prince of Persia, era un altro gioco. Invece questo ritorna ad essere appunto un buon reboot per Prince of Persia, che però non è mai continuato, anche e soprattutto per le critiche dovute al DLC. Poi invece Le Sabbie Dimenticate purtroppo era più un gioco teen per il film. Film che davvero da dimenticare, ma mi sembra che se volete vederlo e farvi del male, c'è su Disney Plus. E insomma, boh, non so. Sono quelle cose che ti fanno dire sì, ok, era un capolavoro al tempo, però cioè, non era neanche un capolavoro al tempo, anzi, e quello invece mi sa che è invecchiato molto male, perché ne ho dei ricordi già brutti all'epoca, quindi non credo che a riprovarlo adesso possa essere migliorato. Infatti io vi consiglio Prince of Persia, che si intitola solo così. E quello del 2008 per PlayStation 3 è una bella riscoperta, quindi mi fa piacere averne riparlato, mi fa piacere averci rimesso mano adesso che ho un po' di tempo da dedicare ai vecchi giochi e mi è venuta anche appunto l'insana voglia di portarli a termine, anche perché è un gioco che dura al massimo una quindicina di ore. È paradossalmente molto più corto di quelli moderni, anzi di quello nuovo fatto in stile Metroidvania. Questo è molto più semplice da portare a termine. Più che altro ogni tanto il sistema di controllo che era fallace in alcuni salti, e quello allora ti faceva morire, ma altrimenti si andava abbastanza spediti. Il sistema di combattimento, devo riprenderci la mano, perché alcune cose sono molto scriptate. Non si gioca appunto in stile Devil May Cry come si era evoluto Le Sabbie del Tempo. Perciò bisogna fare attacchi speciali e abilità combinate per sfondare le difese dei nemici. Detto ciò, quindi io come al solito vi ringrazio per avermi seguito sin qui. E se non l'avete già fatto, vi invito a iscrivervi al canale. Spero che vi stiano piacendo questi video che faccio ogni tanto con la PlayStation 3, anche se la qualità tecnica non è appunto eccezionale, perché non ho grandi mezzi per catturare decentemente ed elaborare poi in post-produzione i filmati, però comunque cerco di farli con una qualità apprezzabile, spero appunto che li apprezziate, ma che vi facciano anche un po' conoscere dei giochi, per così dire, passati ormai alla storia, ma più che altro dimenticati, che è una cosa brutta, che mi spiace appunto vedere che in tanti si lamentano che continuano a rimandare il remake delle Sabbie del Tempo, perché appunto boh, lo continuano a posticipare senza una valida ragione, mentre invece hanno annunciato un nuovo Prince of Persia
che è un roguelite con un sistema di gioco che mi sembra di una difficoltà disumana, che comunque ha poco a che fare con il concept originale di Prince of Persia. Mentre questo gioco, che in pochi si ricordano e che in pochi già all'epoca avevano apprezzato, secondo me è molto più fedele come spirito all'originale, perché ha molte sequenze platform, ha diversi, per così dire, sistemi di potenziamento, di leveling per le abilità che ti fanno giocare in una certa maniera. E insomma, devo dire che riscoprirlo è piacevole. Quindi io ve lo consiglio. Spero appunto che qualcuno ci possa ancora rimettere sopra le mani. Io gioco alle versioni PlayStation perché ce l'ho, ma dovrebbe esserci appunto anche per PC e probabilmente è più facile trovare quello che non recuperare una PS3 e il gioco originale. Però comunque, se ce l'avete, anzi, dategli una possibilità proprio perché, nonostante tutto, è molto ma molto valido. Poco conosciuto, eppure questo Prince of Persia è uno dei capitoli nuovi migliori di sempre. Quindi dategli un'opportunità. Detto ciò, quindi io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.